Salve cari telespettatori, siamo in presenza di... Sono Maria Luisa Pieri della Confesercenti di Cesena. Volevo chiedere, questa manifestazione che scopo ha innanzitutto e qual è il suo titolo? Intanto questo si chiama Festival Internazionale del Cibo di Strada, siamo già alla quinta edizione. È una manifestazione che vuole valorizzare quello che è il cibo di assoluta qualità. Infatti tutti gli stand che sono qui presenti, tutte le delegazioni che sono presenti sono delegazioni che producono un cibo assolutamente di qualità, sono quasi tutte legate a Slow Food ed è proprio per valorizzare quello che è il nostro centro storico e farla diventare Cesena, che è la patria della piadina, che per noi è uno dei cibi di strada simbolo, farla diventare la capitale del cibo di strada del mondo. Come appena detto, vedo che qui ci sono varie delegazioni coinvolte nella manifestazione, se li puoi illustrare? Sì, la manifestazione è piuttosto complessa perché, come vedete, una grande cucina, tutta norma naturalmente di legge. Abbiamo delegazioni dall'Italia, ad esempio, che so io, la Campania con la vera pizza napoletana, Firenze con il trippaio, che è uno dei chiostri che a Firenze funziona da sempre, da centinaia d'anni, fino a Napoli, Palermo, quindi tante delegazioni italiane, e poi abbiamo anche delegazioni dall'Europa e dal mondo. Quest'anno per la prima volta il Messico, poi il Perù, il Kurdistan e tantissime altre. Sono quindi tantissime le delegazioni e questa grande cucina l'abbiamo voluta proprio in questo modo perché tutti quanti socializzino tra loro, quindi il cibo come strumento per unire i popoli. Abbiamo il Kurdistan insieme magari al Perù, al Messico, alla Thailandia, a Genova, a Firenze, quindi proprio un modo, sono diventati tutti amici, alcuni di loro sono venuti dalla prima edizione e credo che il cibo sia anche un modo veramente per riuscire a unire i popoli. Siamo qua con i nostri amici di Firenze, in particolare con il signor Leonardo Torrini. Ok, come procede la manifestazione? Tutto bene? Benissimo, benissimo, come al solito una bellissima manifestazione organizzata in maniera perfetta e molto molto partecipata. E la gente di Cesena com'è? Calda come al solito? Splendida direi, veramente splendida. Grazie mille. Una scusa se aggiungo una cosa, un'accoglienza sempre veramente a braccia aperte. Quello è il minimo per gli ospiti. E dunque, quali sono le vostre specialità? Le nostre specialità sono lampredotto e trippa. La trippa è abbastanza conosciuta e lampredotto un po' di meno, fa sempre parte delle trippe, ma è un particolare pezzo che si usa e consuma quasi esclusivamente nella città di Firenze. Ok, e sta riscuotendo successo? Sì, decisamente, decisamente sì. All'inizio, qualche anno fa, noi abbiamo partecipato a tutti e cinque le edizioni del festival. Il primo anno c'è stato un po' di, come dire, un po' di titubanza, però poi dopo, essendo i cesenati molto curiosi e molto aperti, disposti ad assaggiare e conoscere, ora apprezzano moltissimo, sì. Ok, bene, la salutiamo e faccio un saluto a tutti gli amici che stanno guardando la trasmissione in questo momento. Grazie, grazie a voi, grazie dell'ospitalità e di averci invitato ancora una volta in questa meravigliosa città. Salut a tu gli amici di Teleosservanza. Nous sommes avec Marcel Carquet, Jean-Claude Pirandus. Est-ce que vous avez pour te à Cesena des spécialités? Si. Alors, Marcel a emmené la tielle. La tielle sétoise. C'est bon? C'est à base de poulpe. De poulpe d'octopus. Ah, oui, oui, j'ai compris. Octopus. Et ensuite la tourte. La pistaladière aux chèvres. Chèvre, la pistaladière aux chèvres avec. Ah oui, 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 oui. J'ai. De chèvre. Yeah. J'ai compris. Au revoir. Au revoir.
Allora, salve, siamo qui presso la mostra realizzata dalla Confesercenti Cesenate per questa edizione del Festival del Cibo di Strada. Come ben già visto gli stand, oltre agli stand abbiamo deciso anche di organizzare, grazie all'ente indiano, un percorso fotografico sul caffè e sulla cultura indiana. E qui abbiamo il fotografo che ci ha aiutato a realizzare questa mostra e ha portato le sue fotografie. Siamo in presenza di? Allora, io sono Paolo Donalisio, fotografo ufficiale dell'ente del turismo indiano di Milano. Io sono di Torino, comunque collaboriamo. E, diciamo, dagli inizi dell'anno 2000 io ho fatto diversi viaggi grazie a loro. E poi diciamo che siamo arrivati a procurare delle stampe e fare queste mostre itineranti per l'Italia. Diciamo che in questa mostra ci sono, rappresenta due realtà dell'India, il nord con il Rajasthan e il sud tropicale con il Kerala. Queste riprese iniziano nel 2001 e le ultime sono del 2005. Quelle del 2005 sono il matrimonio indiano Delhi, che è quello laggiù, sarebbero le ultime stampate. Le ultime stampe eseguite per l'ente del turismo indiano. Poi altre cose, ecco, c'è anche un'altra rappresentazione indiana molto famosa che è il Festival degli Elefanti di Jaipur, organizzato dall'ente del turismo del Rajasthan tutti gli anni. Fa questa rappresentazione in cui 100 elefanti fanno una parata, colorati, manifestazione, eccetera. Durante la luna piena tra febbraio e marzo, questa festa si chiama Festival degli Elefanti. Diciamo, la mia passione è una passione che nasce col mio mestiere di fotografo, è una passione fotografica. L'India si presta molto bene con i suoi colori, la sua natura e la sua gente a essere fotografata, perché sono degli attori nati, basti pensare a Bollywood in cui sforna migliaia di film all'anno. E poi, che dire, è una cosa inconscia che o piace o non piace. L'India, quando ci si arriva, può non piacere subito oppure innamorarsi subito, come tutte le cose. Bisogna provarci, andarci. Questo matrimonio indiano, eseguito nel 2005 a Delhi, questa foto è particolare perché questo tagliere che loro hanno sotto i piedi rappresenta la vita familiare, nel senso che questo lo utilizzeranno poi in cucina. Ecco, questo è un po', diciamo, la simbologia indiana, diciamo, in queste piccole cose che però per loro hanno importanza. Per esempio anche qui loro durante il matrimonio bruciano del riso, bruciano l'olio di cocco, ma bruciano del cibo, e anche lì rappresenta il loro, diciamo, panteon induista, no? E la loro religione.